Con Fabio, Tognon, Pedagogista. Sulla base della tua esperienza come pedagogista, quale risultato hai potuto riscontrare sui benefici dello sport verso le persone diversamente abili? Sono tantissimi i benefici che lo sport, ma soprattutto le attività motorie, apportano a quello che è lo sviluppo nelle persone con disabilità, nelle persone diversamente abili. Allora, soprattutto lo sport aiuta a stare all'interno di regole, ritmi ben definiti. Per cui il ragazzo, l'adulto, il bambino che frequenta attività motorie e sportive impara a gestire il proprio corpo all'interno di uno spazio strutturato da regole ed uno spazio in cui può tranquillamente maturare in tutta quella che poi sarà la sua evoluzione motoria stessa. I benefici sono soprattutto di ricaduta scolastica, e cioè bambino che mantiene molto di più l'attenzione al compito motorio è un bambino che aumenta l'attenzione al compito cognitivo. Seconda cosa molto importante è il miglioramento di tutte quelle abilità idonee che permettono la maturazione delle spalle, delle braccia, delle mani, aiutano tutti i bambini a scrivere meglio e senza fatica. Miglioramenti si possono anche riscontrare a livello visivi, proviamo a pensare alle capriole, proviamo a pensare a tutti gli esercizi vestibolari che vengono fatti, sono esercizi che vanno ad aiutare gli occhi a muoversi meglio, per cui anche ad avere un miglioramento nella lettura. Tutti gli sport sono indicati? Allora, per fare uno sport è necessario aver maturato un determinato livello motorio. Dobbiamo dire che l'attività motoria in sé e per sé è indicata per ognuno di noi, per ogni essere umano, per cui è buona norma ed è corretto che tutti gli esseri umani facciano sport.